Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno della voce.info intitolato Il costo del lavoro componente per componente di Francesca Ceccato, Marilena Ciarallo e Paola Conigliaro. È un articolo nel quale si mette in evidenza quelle che sono appunto le componenti del costo del lavoro dal punto di vista soprattutto degli imprenditori. Quindi praticamente il riferimento è ad una pubblicazione dell'Istat che si intitola La rilevazione sulla struttura delle retribuzioni del costo del lavoro, che appunto considera i dipendenti di imprese e istituzioni private con almeno 10 dipendenti. Sostanzialmente la maggioranza delle rilevazioni riguarda il settore dei servizi con il 71% e poi c'è il settore dell'industria con il 28%. La stragrande maggioranza di dati analizzati riguarda il settore privato, mentre cioè il 73% e il 26% il settore pubblico. A quanto ammonta il costo del lavoro medio per ora lavorata? Appare a 29,4 euro. Di questi 29,4 euro, 21,2 euro sono una retribuzione lorda, 8,1 euro sono contributi sociali. 0,1 sono costi intermedi. Il complesso delle spese per impiegare un lavoratore dipendente in media nel 2020 è stato di 41.081 euro. Il 72% è la retribuzione. Il 27,7% sono contributi sociali, lo 0,3% sono costi intermedi. Qui poi ci sono diciamo, dei grafici dove si mette in evidenza proprio la distinzione diciamo, tra quelli che sono i costi intermedi e diciamo, gli importi corrisposti tra nord e sud. Ovviamente diciamo, il costo del lavoro medio per dipendente sembra essere diciamo, chiaramente più alto nel nord-ovest, al secondo posto c'è il centro, poi c'è il nord-est e poi c'è il sud e poi ci sono le isole. Anzi, nelle isole la retribuzione lorda è un po' più alta rispetto al sud. Per quanto riguarda invece i contributi sociali sono più alti ovviamente anche qui nel nord-ovest, poi al secondo posto abbiamo il centro, poi al terzo posto abbiamo il nord-est, le isole e il sud. Quindi diciamo complessivamente questa è la condizione, diciamo, sostanzialmente nella quale ci si trova a livello geografico. Dal punto di vista della dimensione, andare a individuare qual è la distinzione tra retribuzione lorda e contributi sociali. Chiaramente c'è una crescita sia della retribuzione lorda che dei contributi sociali nel passaggio da 10,49 dipendenti fino a 1000 oltre. In modo particolare la retribuzione lorda passa da 16,6 euro, qua si parla chiaramente all'ora, nelle imprese con 10,49 dipendenti a 24,1 euro nelle imprese con più di 1000 dipendenti. I contributi sociali vanno da 6,4 euro nelle aziende con 10,49 dipendenti fino a oltre 1000 euro nelle aziende con più di 1000 dipendenti. La cosa incredibile è che però diciamo quindi la crescita diciamo della dimensione dell'impresa, cioè quando un lavoratore va in un'azienda più grossa, più grande, con più dipendenti, aumenta sia la retribuzione lorda che anche aumentano anche i contributi sociali. La componente del costo del lavoro è, diciamo, la retribuzione in denaro è il 71,3%,
Poi ci sono degli importi non ricorrenti, come le mensilità aggiuntive o premi annuali 9,4%, remunerazioni per ore non lavorate 6,6%, componenti in natura. I contributi sociali. Per ogni 100 euro che il datore di lavoro eroga come retribuzione lorda, 38,4 euro sono i contributi sociali a suo carico. Quindi mediamente il 38,4%. C'è anche un'analisi, diciamo, relativa ai settori di attività economica. Diciamo che i settori che hanno più, diciamo, più valori in senso ampio sono il settore della fornitura di energia elettrica, gas e vapore e il settore dell'attività finanziaria e assicurative. Nella fornitura di energia, gas, energia elettrica, gas e vapore, notiamo che c'è una retribuzione non erogabile in ogni periodo di paga 19%, retribuzione per ore non lavorate 6,1%, retribuzione in natura 2,7%, contributi sociali e figurativi 3,2%, TFR 6,6%. Per quanto riguarda invece il settore finanziario, attività finanziarie assicurative, la retribuzione non erogabile in ogni periodo di paga è 14,7%, poi c'è 7,1% retribuzione per ore non lavorate ma retribuite, 1,7% retribuzione in natura, 6,2% contributi sociali figurativi e 7% TFR. Quindi diciamo c'è un grafico dove per ogni settore di attività economica vengono individuate le componenti del costo del lavoro. Ovviamente c'è una certa variazione tra i vari settori. Diciamo che i settori migliori appunto sono il settore della fornitura di energia elettrica, gas e vapore e il settore delle attività finanziarie assicurative. Quanto lavora un dipendente in media lavora 1.398 ore all'anno, anche se gliene vengono retribuite di più, gli vengono retribuite 1.686 ore comprensive di ferie e permessi a carico. I dipendenti full time ovviamente lavorano più della media dei dipendenti, 1.519 ore, i dipendenti part-time ovviamente lavorano 800, di meno, 895 ore. Il costo del lavoro è diminuito tra il 2016 e il 2020 dell'1,7%. C'è un confronto con l'Unione Europea, come diciamo, se ci si domanda se il costo del lavoro è più alto, più basso in Italia rispetto all'Europa. Diciamo che per quanto riguarda la retribuzione lorda in Italia è, qui chiaramente retribuzione lorda oraria, è 21 euro. Il paese dove la retribuzione lorda è più alta è il Lussemburgo, dove all'ora è 41,3 euro. Però ecco, cercando un paese altrettanto più o meno grande come l'Italia, cioè la Francia, la retribuzione lorda in Francia è 26,3 euro e in Germania 28,6 euro. Poi c'è la questione dell'incidenza dei contributi sociali sulla retribuzione lorda. In Italia si tratta di un valore pari al 38,6%, che è molto elevato. In Francia, per esempio, questo valore è ancora più alto, 41,4%, però in Germania è più basso, 28,3%. Quindi gli autori sostanzialmente poi concludono sostenendo che c'è una eterogeneità del costo del lavoro che richiede un allineamento a livello europeo. Perché? Perché ci sono paesi dove oggettivamente diciamo,
Il costo del lavoro è molto basso, per esempio la Croazia, 5,7 euro di retribuzione lorda, 1,1 euro di contributi sociali a carico del datore di lavoro. La Bulgaria, 7,8 euro all'ora, 6,4% la retribuzione lorda. Ungheria 8 euro all'ora, Lituania 9 euro all'ora, Lettonia 8,4 euro all'ora, Polonia 9 euro all'ora, Slovacchia 10, Grecia 11 euro all'ora, Malta e così via. Insomma, ci sono moltissimi paesi in Europa dove sostanzialmente, diciamo, il costo del lavoro è enormemente più basso. Allora, cosa possiamo dire di questo articolo? Certamente, diciamo, qui si mette in evidenza il fatto che il costo del lavoro sostanzialmente per gli imprenditori non è che sia basso, diciamo, anzi, diciamo, se andiamo a guardare la struttura appunto dell'Europa, vediamo che l'Italia è proprio nel mezzo, diciamo, tra la media dell'Europa che ha l'euro, l'area euro, e la media dell'Europa 27. Quindi i valori dell'Italia sono intermedi per quanto riguarda la retribuzione lorda oraria. Sono un po' più alti invece i contributi sociali. Però il problema qual è? Il problema è che ci sono tutta una serie di paesi, dalla Spagna alla Croazia, che hanno valori, diciamo, di retribuzione lorda molto più ridotti rispetto all'Italia, e questi sono paesi che poi sono i paesi che poi sostanzialmente stanno crescendo di più, sono i paesi che molti di questi paesi si sono legati all'economia tedesca, quindi mi riferisco alla Slovenia, mi riferisco alla Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, anche la Croazia. Sono tutti paesi che sostanzialmente stanno svolgendo nei confronti dell'industria europea un'attività di fornitura appunto di manodopera a basso costo, semplicemente perché in quei paesi appunto la retribuzione oraria è oggettivamente più bassa e sono più bassi anche i contributi sociali. Ora, il problema qual è? Il problema di questa analisi è che riguarda soltanto le aziende con più di 10 dipendenti. Noi sappiamo che in Italia invece ci sono moltissime aziende che hanno meno di 10 dipendenti, e alcune aziende che hanno meno di 3 dipendenti, quindi si parla di micro e nano imprese. Quindi, se la situazione, diciamo, è così grave nelle imprese che hanno più di 10 dipendenti, lo è ancora di più nelle imprese che hanno meno di 10 dipendenti o che hanno meno di 3 dipendenti. Ovviamente qui si fa riferimento al lavoro dipendente, però una critica che possiamo fare è che in realtà anche molti lavori che vengono svolti in forma di partita IVA e che quindi formalmente non costituiscono una forma di lavoro dipendente, in realtà sono lavori dipendenti, nel senso che molte partite IVA in realtà nascondono dei rapporti di lavoro dipendente. Quindi non è corretto considerare nel costo di lavoro orario soltanto i lavoratori dipendenti. Bisognerebbe anche aggiungere tutte le partite IVA che hanno un giro di affari ridotto, perché molto probabilmente molte di quelle partite IVA sono sostanzialmente dei lavoratori dipendenti che lavorano per un unico committente o che sono comunque riconducibili alla dimensione del lavoratore dipendente. Questo è un elemento che bisogna comprendere sempre di più, perché proprio il cambiamento del mercato del lavoro porterà, questo lo dice Jean Thiroux in un libro intitolato Al bene comune, il cambiamento del mercato del lavoro porterà probabilmente sempre di più alla crescita delle partite IVA, alla crescita, diciamo, dei lavoratori che sono lavoratori autonomi, lavoratori indipendenti, liberi professionisti, che però non è detto che abbiano un giro d'affari così ampio da poi far scaturire magari un'impresa che assume moltissimi dipendenti. E inoltre i grafici mostrano chiaramente
mostrano chiaramente innanzitutto il fatto che il sud è notevolmente pregiudicato rispetto al nord e addirittura rispetto al centro eppure rispetto alle isole. Cioè, uno che lavora nel nord-ovest ha una retribuzione lorda mediamente di 5.000 euro superiore, 5-6.000 euro superiore a uno che vive nel sud. Però anche uno che vive al centro ha una retribuzione lorda di quasi 4-5.000 euro superiore rispetto a uno che vive al sud. E addirittura uno che vive nelle isole ha una retribuzione lorda più alta di uno che vive al sud di quasi 1.000 euro. Quindi c'è proprio un problema salariale nel sud. Cioè, i salari nel sud sono bassi rispetto proprio a tutto a tutte le macro regioni italiane. E poi c'è il problema della dimensione dell'impresa, questo l'ho detto più volte. Cioè, chiaramente più si sale nel numero di dipendenti, più la retribuzione lorda sale. Cioè, qui si parla di una retribuzione lorda di 16,6 euro nelle imprese di 10-49 dipendenti, fino a una retribuzione lorda di 24,1 euro nelle imprese con più di 1.000 dipendenti. Quindi, diciamo, evidentemente c'è una crescita molto significativa, diciamo, dovuta proprio alla dimensione aziendale. In più possiamo aggiungere, le imprese più grandi probabilmente hanno anche il welfare aziendale, hanno tutta una serie di benefici, di benefit che vengono riconosciuti ai lavoratori, quindi le imprese più grandi semplicemente offrono condizioni di lavoro migliori per i lavoratori. E tutto questo ci lascia dire, ci fa arrivare appunto che in realtà sia dal punto di vista dell'impresa che dal punto di vista del lavoratore, l'idea delle piccole e medie imprese che sono belle, che creano la dimensione economica italiana, è veramente un'idea fallace, è stato proprio un errore, come dire, un errore sociologico italiano, l'idea di credere che di poter, diciamo, andare avanti con le piccole e medie imprese. Perché? Perché le piccole e medie imprese offrono condizioni di lavoro peggiori rispetto alle medie e grandi imprese dal punto di vista proprio dell'economia del lavoro. Però se possiamo espandere un po' il ragionamento, diciamo anche che c'è anche un rischio ulteriore per il lavoratore che lavora in una piccola e media impresa, il rischio è che l'impresa chiuda, perché le piccole e medie imprese non solo pagano di meno, ma scaricano, diciamo, sul lavoratore dipendente il rischio di fallimento. E contro questo rischio di fallimento non c'è un'assicurazione. Quindi, se noi andiamo a vedere effettivamente quali sono, diciamo, le componenti del reddito, diciamo così, per le aziende che sono piccole aziende, bisognerebbe aggiungere un ulteriore costo, cioè un'assicurazione ulteriore che vada a compensare il lavoratore dal rischio che l'azienda possa fallire, che quindi l'azienda fallendo lascia il lavoratore disoccupato, perché quando ci sono le crisi, facciamo un esempio, le crisi del Covid, dell'inflazione, diciamo la crisi ucraina, le piccole e medie imprese chiudono a centinaia di migliaia in un trimestre. In un trimestre si possono perdere centinaia di migliaia di partite IVA. In Italia, dove le partite IVA sono circa 6 milioni, molte dei quali però bisogna considerare che sono lavoratori sostanzialmente dipendenti, una volta che si tolgono centinaia di migliaia di partite IVA, ci si rende conto del danno che si fa in termini proprio di, appunto, diciamo, di impatto sul mercato del lavoro. Quindi, come dire, il lavoratore delle piccole e medie imprese andrebbe ulteriormente compensato con una specie di indennità per rischio di fallimento aziendale dovuto a cause esterne, a cause di mercato, a crisi economiche internazionali e così via. E quindi, diciamo, probabilmente la condizione. E poi c'è un altro problema che qui non viene ovviamente rilevato, è che sostanzialmente la possibilità di un lavoratore italiano
di migliorare la propria condizione retributiva, coincide con il cambiamento del posto di lavoro, con il cambiamento dell'azienda. Perché andando da un'azienda del sud ad una del centro ad una del nord-ovest, si cambia, diciamo, appunto, aumenta, diciamo, la retribuzione. E andando da un'azienda di piccole dimensioni ad un'azienda di grandi dimensioni, aumenta la retribuzione. Cioè, un lavoratore che rimane nello stesso posto di lavoro non ha possibilità di mobilità sociale, diciamo, più di un certo tipo, mentre spostandosi semplicemente dal sud al nord può aumentare la propria retribuzione di 5.000 euro e spostandosi da un'azienda di piccole e medie dimensioni ad un'azienda di grandi dimensioni può aumentare la sua retribuzione lorda di 6 euro all'ora. Detto questo, è chiaro che il problema qui non è quanto costa la retribuzione oraria, il problema qui andrebbe fatto sulla capacità di spesa. Qui gli autori di questo articolo sono tutti lavoratori dell'Istat. Cioè, la domanda che ci dovrebbe porre è: quante ore di lavoro, fatti questi calcoli, individuata qual è appunto la dimensione del costo di lavoro orario, eccetera, eccetera, bisogna chiedersi, sempre facendo una ripartizione per città, magari per regioni, chiedersi quante ore di lavoro servono per pagare un mutuo, quante ore di lavoro servono per pagare un finanziamento, quante ore di lavoro servono per sostenere e difendersi da eventi avversi come per esempio l'inflazione o elementi simili? Questa è la domanda che andrebbe fatta, perché non si può ovviamente, diciamo, paragonare una, diciamo così, in senso assoluto la retribuzione lorda dei lavoratori. Noi sappiamo che quando c'è un'inflazione al 10%, beh, tutti questi valori vanno evidentemente, diciamo, decurtati dell'ammontare corrispettivo all'inflazione. Quindi qui ci sarà anche il problema di quali saranno i settori di attività economica, le aree geografiche e le aziende che per dimensione reagiranno meglio, quindi aumentando il salario dei lavoratori, offrendo ai lavoratori una protezione contro l'inflazione. Questo bisogna considerare come elemento essenziale. E del resto, diciamo, certamente c'è una questione europea che va affrontata. Gli autori dicono che bisogna affrontare la questione europea per evitare il dumping salariale. Sì, è vero questo, però non c'è soltanto la questione del dumping salariale. Ormai in Europa c'è anche la questione dei paesi, diciamo, che sono paesi paradisi fiscali, diciamo così, paesi che fanno molta leva sulla dimensione fiscale e che andrebbero, diciamo, tolti da questo tipo di analisi, tipo il Lussemburgo. Sì, Lussemburgo ha una retribuzione oraria di 41,3 euro, però il Lussemburgo non è un paese, diciamo, che può essere considerato come un riferimento per la Germania, per la Francia, per l'Italia o per la Spagna o per la Polonia, perché il Lussemburgo è evidentemente un paese nel quale c'è un vantaggio fiscale che viene offerto alle aziende per la domiciliazione. Quindi, diciamo, anche i valori delle retribuzioni sono tutti falsati, probabilmente per l'enorme afflusso di denaro che la quotazione delle aziende, la domiciliazione fiscale genera nei conti bancari del Lussemburgo. Questa è la motivazione sostanzialmente, che produce un aumento dei salari, un aumento dei prezzi, un aumento diciamo, di tutti i beni, anche beni primari. E quindi è lo stesso discorso che va fatto anche per l'Irlanda, perché l'Irlanda ormai non è più un paese reale. Cioè, quando noi vediamo i dati dell'Irlanda, non sono più dati reali, diciamo, sono dati appunto, diciamo, manomessi, diciamo,
da queste politiche che lo Stato olandese ha fatto per attirare le big tech americane che hanno messo lì la loro sede, però questo poi ha falsato tutto, cioè risulta che l'Irlanda ha un tasso di crescita economica elevatissimo, che ha un reddito pro capite sproporzionato, però diciamo appunto questi valori vanno calibrati perché appunto sono falsati dalla domiciliazione in Irlanda di tutta una serie di aziende che sono state volute dal governo grazie a delle leggi fiscali di favore. Quindi non c'è soltanto il novero dei paesi dell'est che hanno dei prezzi bassi come costo orario, perché evidentemente nella loro convergenza con l'Europa sono ancora molto in ritardo, sia nella crescita salariale che anche nel riconoscimento dei contributi sociali. C'è anche tutto il problema dell'Irlanda, del Lussemburgo, anche dei Paesi Bassi, anche i Paesi Bassi. Cioè di quei paesi che si stanno orientando a diventare dei paradisi fiscali. E quindi sono due i fenomeni che falsano la dimensione della retribuzione. Da un lato i paesi dell'Est Europa che fanno ancora molta fatica a convergere sui livelli di welfare dell'Europa centrale e occidentale. E dall'altro lato piccoli paesi, Lussemburgo, Paesi Bassi non è neanche tanto piccolo, fa quasi 10 milioni di abitanti, e Irlanda, che hanno questa aggressività finanziaria che falsa tutti i dati macroeconomici di questi paesi. Tant'è vero che bisognerebbe introdurre un indicatore o diciamo un depuratore, diciamo, il depuratore delle politiche fiscali che possa consentire, diciamo, di guardare i dati di questi paesi normalizzati, diciamo, perché appunto non si può, non sono dati che possono essere presi, diciamo così, alla lettera, vanno meglio approfonditi proprio per le politiche fiscali aggressive che questi paesi fanno. In sintesi, possiamo dire quale sarà il futuro del lavoro, dipenderà molto dalle politiche economiche. Ci troviamo in un periodo dove sperimentiamo le fallacie, diciamo, anche la falsità, le mancate promesse dell'industria 4.0, del lavoro agile, dello smart working, dell'intelligenza artificiale che avrebbe dovuto sostituire i lavoratori. Tutto questo non è avvenuto ancora, non sappiamo se accadrà, sembra difficile per adesso, perché l'aumento dei prezzi di energia ha cambiato completamente la struttura delle imprese e si iniziano a fare anche i conti in termini di sostenibilità in tasca alle aziende dell'IT, e ci si è resi conto che le aziende tecnologiche inquinano come tutte le altre aziende e a volte anche di più. Quindi diciamo ancora il mercato del lavoro esisterà, resisterà. Che si può fare dal punto di vista delle politiche economiche? I dati dicono chiaro, parlano chiaro. Cioè, innanzitutto i governi devono scoraggiare le piccole e medie imprese. Devono scoraggiarle perché la piccola e media impresa, diciamo, è una cosa che va bene quando l'economia va bene e va malissimo quando l'economia va male. I lavoratori della piccola e media impresa hanno una probabilità di trovarsi disoccupati elevatissima, e anche se non si trovano disoccupati, avranno comunque condizioni di retribuzione di lavoro peggiori rispetto ai lavoratori delle medie e grandi imprese. Quindi, diciamo, la prima cosa da fare è proprio un passaggio culturale della classe dirigente, dei funzionari di Stato, dei banchieri, dei politici. Basta con la fantasia, la narrativa, il romanzo della piccola e media impresa. È qualcosa che sicuramente continuerà ad esistere perché ci sono piccoli negozi, ci sono sicuramente attività che verranno svolte sempre in piccola e media impresa, però basta con l'idea che il sistema economico lo facciamo con la piccola e media impresa. No, non si può, non è
Non è così, e su questo rimando anche, per chi volesse approfondire, alla distinzione ben nota in letteratura tra opportunity driven entrepreneurship e necessity driven entrepreneurship, cioè tra imprenditori che fanno impresa perché vedono delle opportunità nel mercato e imprenditori che fanno impresa per necessità. Sono due cose completamente diverse. Generalmente le piccole e medie imprese sono imprenditori che fanno impresa per necessità, cioè che significa disoccupati, che non essendo occupabili normalmente nel mercato del lavoro, cercano di fare attività di impresa, vendono qualcosa, sono commercianti, fanno delle attività, artigiani e così via. Però gli imprenditori che sono in grado di sfruttare il mercato, l'opportunity driven entrepreneurship, generalmente sono persone skillate. Quindi anche il tipo qualitativo impresa che viene fuori quando si fa la narrativa della piccola e media impresa è assolutamente sbagliato. E poi c'è la questione salariale, diciamo, abbiamo già detto tra nord e sud, e infine la necessità di collegare questi valori alla dimensione della qualità della vita e dell'economia reale. L'ultima cosa che possiamo dire, cioè per esempio il lavoratore del sud, anche dei servizi sanitari che sono più scarsi. Quindi, diciamo, probabilmente sarà costretto ad emigrare al nord in talune circostanze. Sono tutti dati che vanno affrontati perché evidentemente, diciamo, ci sono, diciamo, delle problematiche che si evincono da questi dati. In sintesi, quindi possiamo dire che bisognerebbe smetterla con l'idea della piccola media impresa, bisogna smetterla con l'idea che il Sud Italia è un'area di privilegio perché i lavoratori del Sud Italia sono sottopagati rispetto a quelli del centro e del nord, non solo del nord, del centro e del nord e anche rispetto a quelli delle isole. E poi bisogna anche dire chiaramente che ci sono dei settori di attività economica che godono di particolari vantaggi monopolistici e di protezione, come per esempio il settore dell'energia, il settore delle banche, delle assicurazioni, che inevitabilmente riescono ad offrire nei confronti dei loro dipendenti delle condizioni di remunerazione complessivamente migliori e più favorevoli. Per quanto riguarda l'Europa, c'è il problema dei paesi dell'Est. I paesi dell'Est sono, diciamo, il futuro della Germania, diciamo la verità, dal punto di vista industriale. I tedeschi investiranno sempre di più nei paesi dell'est e sempre meno nel nord-est, quindi la competizione del nord-est oggi è veramente impossibile da vincere. Il nord-est dovrà cambiare, dovrà orientarsi non più all'industria, dovrà orientarsi ad altre attività perché non sarà possibile competere con la Bulgaria, con la Romania, con la Slovacchia, con la Repubblica Ceca, perché questi evidentemente fin quando arrivano a raddoppiare o a triplicare le retribuzioni lorde, evidentemente rimarranno ancora troppo convenienti per fare il dumping, e su questo non ci si potrà fare nulla, perché questa è proprio una struttura del mercato. In sintesi, quindi, diciamo, bisogna tornare alle politiche economiche del lavoro. E però le forze politiche che sono al governo, diciamo, in Europa non hanno forse la cultura politica per affrontare le politiche economiche del lavoro. Dopo che ci siamo ripresi, diciamo, da questa sbornia della intelligenza artificiale e dello smart working, forse possiamo ricominciare a guardare, diciamo, al mercato del lavoro come qualcosa di reale, come una dimensione che è utile alle imprese, alle persone, alle famiglie, e tornare, diciamo, a strumenti che mettano insieme produttività, che è la cosa più importante, con elementi di remunerazione e di assistenza sociale.